Chiedo scusa a tutti quanti per il video, ma è la prima recensione che faccio con un action cam in mano, quindi non avevo neanche gli strumenti adatti, ma volevo farvi la recensione di questa sedia. Ma partiamo subito e vi lascio con il video. Allora, vi avevo promesso di portarvi la recensione della mia nuova sedia della Secret Lab e quindi oggi, ovviamente, qua c'è la garanzia spedita in questa bellissima busta che adesso vi faccio vedere, in questa bellissima busta chiusa, ok? Quindi è la garanzia di accesso e vi porto a vedere quello che è la Secret Lab e credo di essermi innamorato di un'azienda, letteralmente innamorato di un'azienda. Se mi sentite male è perché sto usando un audio strano, vabbè, è un delirio, devo comprare un nuovo microfono per l'action cam per fare i filmati. Ora vi faccio vedere la Secret Lab. Allora, innanzitutto, quello è la scatola. Nella scatola si trova tutta la sedia montata. Io ovviamente l'ho già montata, non avevo voglia di farvi vedere che la montavo e sudavo come un deficiente. Pesa 850 kg perché la sedia, non solo ogni pezzo della sedia è impacchettato e sigillato in una busta di plastica sottovuoto, ma ogni pezzo è bloccato da del compensato rigido, come quelli che si usano per intenderci per il mio bellissimo e onorabilissimo armadio che è preso dall'IKEA, e questo qua è quello che si usa nella sedia. Chiaramente, e ve lo dico subito, dentro c'è, a parte il mio gatto, ciao Codino, ciao, saluta tutti Codino, ciao Codino, eccolo qui. Allora, ovviamente quelle sono lì sotto, ci sono le parti di compensato, tutti i sacchetti qui dentro, il mio gatto, la scatola con dentro le ruote e tutti i pezzi da assemblare. E il packaging, per farvi capire la differenza tra una sedia e un'altra di qualsiasi tipo, questo è il packaging che vi viene dato con la sedia per montarla. Capite che già questo fa una differenza enorme. Sì, scusami, scusami. Ti richiudo dentro così sei felice. E questa qua invece è la mia bellissima sedia. Ora, che dire? È un altro mondo, ve lo dico fin da subito, questa sedia è veramente un altro mondo, è un'altra dimensione proprio, senza alcun ritegno. Ora, qui c'è la mia vecchia torretta, questa è la sedia che ho usato per un mese praticamente per stare al computer. La torretta faceva abbastanza schifo, sia come materiali della Rozzi, sia proprio in generale. Per esempio, i pezzi qua di fianco si sono rotti fin da subito, avvitandoli. Questa roba qui funzionava e non funzionava, ma soprattutto si è rotto il perno sotto che mantiene la sedia, ma quello che mi ha sempre dato fastidio, che io ho dovuto imbottire, è sempre stata la seduta di qualche centimetro, che è praticamente la seduta che hanno il 99% delle sedie. Ora, io ho preso una Titan perché sono un ciccione, ed è la verità dei fatti, e questa è la seduta della Titan. Sono 10 centimetri di seduta in memory foam. Come vedete, ha pochissimo la parte laterale alta, così che se uno vuole può anche accavallare le gambe senza alcun problema. E vi garantisco, io che passo praticamente ore e ore e ore della mia vita seduto, perché lavoro al computer e faccio video e gioco, e quindi passo ore e ore della mia vita, è di una comodità fuori di testa. Un'altra cosa che mi ha lasciato tipo bocca aperta, vi amo, grazie Secret Lab, è questo, che sono magnetici, quindi i laterali sono magnetici. Ragazzi, non, cioè, questa qua tra le altre non è plasticaccia di merda, è sempre plastica, ma è molto molto spessa. Un'altra cosa sono questi, vanno su, qui c'è il tastino per mandarlo di lato se vogliamo, ok? E questo qui è il tastino per avvicinarlo o toglierlo. Capite che è tutto un altro paio di maniche. Poi, altra cosa, altra chicca. Il laterale, questo qua, oltre ovviamente ad avere il magnetico anche di qua, di qui avremo il gancio che sarà bloccato da una vite, cosa che non ho mai visto su nessun'altra sedia, che dovremmo svitare per poter inclinare o alzare lo schienale. Ma la cosa più figa è questa rotellina qua. Questa rotellina qua praticamente fa sì che il lombare, il cuscino lombare, venga in fuori o in dentro in base alle vostre esigenze. Ed è una figata atomica. È di una comodità senza senso.
qualitativamente i materiali sono. Io ho scelto le copelle e. Che cazzo me lo sto a dire a fare? È fuori di testa! Fuori di testa! Il cuscino è anche qua un'altra storia. Il cuscino che avevo prima della Rozzi, che adesso non so più neanche dove cacchio è. Ah, sì, eccolo qua. Vi faccio vedere le differenze anche qui di materiali. Questo è il cuscino della Rozzi, ok? Che si doveva agganciare dietro con sta roba. Spugna, semplicemente spugna. Questo è memory foam, ok? Con dietro il blocco per non farlo scivolare. Un pezzo unico, ok? Che si può allargare o stringere in base alla vostra esigenza, se lo volete più alto o più basso. E che dire? Che altro vi posso dire? Ragazzi, se avete i soldi da spendere, dovete comprare una sedia nuova, comprate questa, perché è veramente un altro mondo. Cioè, non ha paragoni, non ha veramente paragoni. E io che ho provato la K Racing e l'ho tenuta per 10 anni, questa a Rozzi mi è durata per 2 anni, che ho pagato comunque 350, quasi 400 euro, sia l'una che l'altra. Questa, che l'ho pagata ovviamente al Valentine's Day, a 399, costa 400... 50, 460, raga, li vale tutti, assolutamente tutti. Bene, io mi faccio vedere per una volta ogni tanto, quindi spero di esservi stato utile. Sono sudatissimo perché l'ho dovuta portare dal bar che l'avevano lasciato a 200 metri, l'ho dovuta montare, sono sudato, adesso vado a farmi un bagno caldo, ma spero di esservi stato utile nella scelta più che altro di una sedia. Vi posso garantire che questa è un altro pianeta, è come veramente passare da una 500 a un Ferrari. Sono lo stesso Fiat, ma i materiali e la qualità ovviamente sono diversi. Con questo è tutto, GG, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!